Le rune, Light di Heimdall, simbologia, interpretazione, significato magico, uso in magia. La seconda famiglia, Ait, che compone l'antico Futhark germanico, composta anch'essa da 8 rune, si lega al dio Heimdall e alla maturità della vita umana, identificata come la caduta. Essa rappresenta la fase della vita in cui l'essere umano è ormai adulto e deve forgiare il suo carattere pensando ed agendo, ricordando la sua giovinezza con motivazione, legata all'Ait di Freya ed entrando in contatto con il senso dell'esistenza più completo. Si lega quindi alle grandi prove della vita. Le rune che compongono questo Ait sono Agalaz, il rapporto con la morte, Nautiz, il dolore della perdita, Isa, il legame con il vuoto, Gera, la capacità di rinascere dalle proprie ceneri, Eivaz, l'arrivo alle profondità del proprio inconscio, Perth, la penetrazione nei misteri più grandi dell'amore, Algiz, il contatto con la dimensione spirituale, Sovelu, la certezza della scelta che permette di passare all'ultima fase della vita. Heimdall, il dio al quale si lega tale famiglia runica, ha il nome composto dalla parola Heim, mondo, e Dal, quest'ultima di origine sconosciuta e con ipotetico significato quale luminoso. È il guardiano del regno degli Aesir e dei Devanir, il sorvegliante del ponte dell'arcobaleno Bifrost, che unisce la terra alla dimora degli dei, cioè l'Asgard. Heimdall è capace di suonare il corno risonante, il Giallahorn, tanto potente da generare un suono che può raggiungere ogni mondo in modo da chiamare gli dei per partecipare alla battaglia finale tra bene e male, il Ragnarok. I sensi della divinità sono talmente acuti che gli arriva a sentire, pur avendo un solo orecchio, forse in analogia con l'unico occhio di Odino, l'erba crescere e il suo intuito gli permette di comprendere l'avvicinarsi della fine del mondo, il precedentemente citato Ragnarok, che resetterà la vita sulla Terra. Il bisogno di dormire di tale essere è ridotto al minimo e, per tale ragione, è l'unico guardiano necessario a sorvegliare il ponte arcobaleno Bifrost, salvo nei casi in cui accompagna Odino e suo figlio Thor in missione. Le 8 rune del secondo Ait. Agalaz, grandine, gelo, simbologia, limiti, forze primordiali del cosmo, delusione, necessità di comprendere cosa accade, rottura degli schemi, svincolo da quel che si è appreso, dissoluzione del materiale per via della morte, elemento distruttivo in natura e nell'inconscio. Dritta, identifica problemi risolti nel passato, lezioni di vita non assimilate, ricordi che influenzano il comportamento presente con avvenimenti imprevedibili. Questi possono portare allo sconforto e preannunciare un forte cambiamento che può distruggere l'individuo anche su più ambiti della vita, come la famiglia, l'amicizia, l'amore ed il lavoro. Può essere associata agli shock emotivi che risvegliano l'umano, facendo cadere tutte le sue passate credenze, portando a percepire la realtà in maniera totalmente diversa ed indirizzarlo a focalizzarsi solo sulla propria forza interiore di tipo spirituale. È una runa di avvertimento e sconsiglia di strafare, ricordando che l'essere umano ha dei limiti, per questo è bene non continuare ad investire in quel che si sta portando avanti, ma iniziare a vedere nuove prospettive e rapporti sociali. Si associa al numero 9, il più grande legato al potere norrenno e dai chakra indiani principali. Rovescia, non può essere ricevuta in tale stato. Significato magico. Legata fisicamente ai chicchi di grandine, rappresenta il sacrificio involontario senza alcuna ricompensa che, addirittura, porta a sofferenza ed ingiustizia. È, infatti, una runa legata ai disastri, alle violenze ed alla distruzione. Uso in magia bianca. Nessuno. Uso in magia nera. Porta distruzione, pene e perdite violente, ma va legata ad altre rune che la caratterizzano. Nautiz. Bisogno. Necessità. Simbologia. Confronto con il dolore. Prove estreme. Pazienza. Una situazione bloccata. Dritta. Rappresenta l'elemento di sopravvivenza che, se non controllato, può portare alla distruzione, come il fuoco ad esempio, è una runa a lungo termine. Si associa a Niferel, cioè il regno del drago Nidog, colui che colpisce con odio e rode da dentro, per questo è legato al luogo in cui risiedono le nostre paure più profonde, anche inconsce, come il non riuscire in un'impresa. Indica un ritardo dato dal vivere una situazione difficile anche per via di un ostacolo arduo da superare per propri limiti fisici, mentali o della non disponibilità di risorse come il denaro.
Bisogna quindi identificare e svincolarsi dalle cause che non fanno portare avanti le mete sognate. Se la runa appare come risposta ad una domanda che chiama ad agire, avvisa di rimandare i progetti perché esistono delle catene che si pongono come ostacolo nell'andare avanti e vanno quindi ben studiate ed analizzate, senza cadere nel timore di non eliminarle. Rovescia. Non può essere ricevuta in tale stato. Significato magico. In tale ambito è runa di perseveranza e volontà, del persistere della convinzione mentale durevole, rappresentata dalla notte scura e quindi dall'inconscio più profondo, e la si collega alla runa Agalaz che la precede. Non è adatta nella magia d'amore o per aumentare le energie sessuali. Blocca e scherma dagli incantesimi, si lega ai tentativi e dalle prove, al vetro vulcanico ossidiana e, quindi, al pianeta Saturno che presenta domicilio nel segno zodiacale del Capricorno e dell'Acquario. Uso in magia bianca, forza di andare avanti contro le avversità, sopravvivenza, assenza di timore per la morte, aumento della forza spirituale, resistenza, purificazione attraverso l'elemento fuoco, sviluppo della volontà nel badare a se stessi. Uso in magia nera, sofferenza, creazione di situazioni spiacevoli. Isa, ghiaccio, arresto, simboleggia vuoto mentale, distacco, lutto, solitudine, separazione, staticità, concentrazione, necessità di un cambiamento. Dritta rappresenta l'elemento acqua, lo stato solido, che ha assunto una forma, simboleggia quindi la resistenza al cambiamento preservando le proprie origini e basi caratteriali che raramente non possono essere cambiate. Vi è quindi un rallentamento del processo di evoluzione e la crescita senza controllo, e bisogna aspettare del tempo per continuare ad avanzare nel proprio percorso. Essendo la crescita limitata, è bene considerare di abbandonare uno stile di vita ed una concezione mentale dell'esistenza ormai obsoleta e non adatta ai tempi presenti. Tale scelta è però personale, si possono ascoltare i consigli, ma la risposta deve venire sempre da dentro di noi, anche se per concepirla dovremmo fermarci a riflettere da soli. Si consiglia di valutare bene quante energie e preparazioni siano richieste per andare avanti nel tempo in cui si conserva quel che si è precedentemente costruito. Visto che la runa dell'immobilità è opposta a Feu, che è del movimento. Rovescia. Non può essere ricevuta in tale stato. Significato magico. Viene usata per legare, per mascherare e proteggere passando inosservati, per donare invisibilità, per bloccare silenziosamente e lentamente senza farsene accorgere. Usata con altre rune, evita che le energie, da queste generate, interagiscono tra loro creando conflitti. Uso in magia bianca. Capacità meditative, aumento della concentrazione, calma, riposo, focalizzazione sulla meta, potenziamento della difesa. Uso in magia nera, impedimento, fallimento dei progetti, trappola ben nascosta, rovina di pianificazioni, non attività, stallo, impotenza, sterilità, depressione, impoverimento, miseria, paralisi, paura, ossessione, potenziamento della vendetta. Gera. Raccolto, anno, simboleggia, legge cosmica, essenza ciclica della vita nelle stagioni, rinascita, raccolto, speranza, cambiamenti, luce solare, azione, pianificazione, tempo di recuperare i frutti provenienti dalla semina e dalla coltivazione, la nascita, il nuovo inizio. Dritta, si associa alla divisione delle stagioni ed alla fine del ciclo vitale, divide l'alfabeto Futark in due parti e rappresenta un anno, è il tempo della mietitura del grano. È considerata una runa positiva e ricca di speranza verso il futuro, incoraggiando ed augurando buone riuscite a fine ciclo se ben si è seminato e coltivato. Ricorda che i grandi risultati richiedono tempo e da qui si arriva con il sacrificio nel lavoro e con la pazienza a continuare ad agire anche se vi sono stati fallimenti. Comparendo tra rune negative indica che la coltivazione non è positiva ed avviene con difficoltà e ritardi nel raccogliere quegli eventuali frutti. Legata a Nautiz e o Agalaz, mette in guardia che il campo sul quale si sta operando non è quello fertile e che forse è meglio cambiare metodologia di approccio o cambiare terreno. È opposta a Isa, runa in cui tutto si ferma. Se Gera rappresenta la crescita e il raccolto, nell'Ait di Tyr si trovano Inguz, il seme piantato, e Berkana, il terreno che lo riceve. Avvisa di non parlare ed o d'agire male nei confronti del prossimo. Iconograficamente ricorda la legge karmica indiana di azione e reazione. Il minerale che si lega è l'agata muschiata. Rovescia. Non può essere ricevuta in tale stato. Significato magico.
inversione delle fortune personali, è usata come guida nei processi iniziatici. Uso in magia bianca, fruttuosità, legame con la natura, successo nei progetti, aumento della determinazione. Uso in magia nera, esplosione dei peggiori aspetti caratteriali, innesco dell'autodistruzione. Eivaz, l'albero del tasso. Simbologia, connessione, comunicazione, forza, difesa, protezione, sopportazione, resistenza, morte per rinascere, azzardi, caccia, prova, azione, lungimiranza, rinascita. Dritta, rappresenta l'Yggdrasil, l'albero del mondo, l'albero cosmico, il frassino, la quercia o l'albero del tasso, vegetali sacri presso i popoli del nord Europa che simboleggiano l'unione di vita e morte. L'asse verticale della runa si associa a quello del tronco dell'albero, cioè alla connessione tra cielo, terra e sottosuolo e, quindi, a mondi tra loro anche opposti. È la motivazione ad agire anche senza certezze, facendo affidamento solo su se stessi e, per questo, rappresenta la risposta affermativa in una domanda che chiede se fare. Appare giusto risolvere i problemi ancor prima che si verifichino attraverso l'azione. Si lega, in tal senso, all'essere umano saggio che con grande potenza e difesa trasforma le preoccupazioni in opportunità di crescita personale e collettiva mettendosi in gioco. Si associa al pianeta Plutone e quindi al segno zodiacale dello Scorpione, che deve rinascere continuamente dalle sue ceneri, passando dallo stato di Aracnide a quello di Fenice, per poi bruciare per sua mano e rinascere di nuovo artropoda. Rovescia, non può essere ricevuta in tale stato. Significato magico. Viene usata in necromanzia, nella comunicazione con i morti, simbolicamente si lega al Kundalini, cioè l'energia che scorre verticalmente secondo il tantrismo ed è usata anche per trasformare attraverso il ciclo della rinascita al Sansara indiano. La pietra associata è il quarzo fumé. Uso in magia bianca, protezione animica, rinforzo della volontà, aumento della capacità di regredire a vite passate per acquisire sapere e conoscenza di altre esistenze, amplificazione dell'energia interna Kundalini. Uso in magia nera, morte, potere sulle anime dei defunti. Perth, segreto, iniziazione, simboleggia, mistero, elementi nascosti, memoria, potenziali sopiti, talenti non manifestati, il gioco della vita, l'iniziazione, la rigenerazione, il destino, la fortuna nel gioco, ottimi affari, utile nel ritrovamento di oggetti perduti. Dritta, questa runa rappresenta il concetto di qualcosa di nascosto, come il bossolo che racchiude i dadi da gioco, di un contenitore, di qualcosa che non deve rimanere a vista per non essere danneggiato o rubato, per poi, però, essere rivelato. È l'apertura della runa Berkana, dell'Ait di Tyr, cioè del principio femminile che sfocia nella nascita di una nuova vita. Si associa all'elemento acqua, cioè all'inconscio, alla fantasia, al sognare e al mistero, come tre segni zodiacali a questo elemento associati, il cancro, lo scorpione ed il pesci. Indica potenziali nascosti e talenti che possono emergere e manifestarsi, un segreto che sta per venire alla luce in base alle altre rune che la circondano. Se si pone una domanda, essa indica che non bisogna rivelarsi perché non è il momento idoneo. Rovescia, morte, blocco dell'energia, mancata esternazione dei sentimenti e delle forze fisiche, isolamento dalla vita sociale, delusioni in ogni ambito, calo delle aspettative. In questo caso è bene vedere gli ostacoli come prove da superare per migliorarci e non abbatterci per la loro presenza. Significato magico. Usata nella divinazione, porta alla conoscenza ed alla sapienza in base alle altre rune presenti. Si usa con la pietra onice. Uso in magia bianca. Protezione dalle forze distruttive, acquisizione di conoscenze perdute, aumento delle potenzialità meditative, amplificazione della fortuna al gioco, innalzamento della memoria, capacità di attirare il denaro, è usata per ritrovare oggetti materiali perduti. Uso in magia nera, abbattimento delle protezioni, rivelazione dei propri punti deboli, perdita spirituale, sfortuna al gioco, fallimenti lavorativi, scomparsa di oggetti cari, perdita di memoria. Algiz, alce, protezione, simboleggia, protezione, scudo, preghiera, difesa, forza, salute, disponibilità, aiuto del prossimo, apertura verso lo spirituale, guida verso il più alto livello di coscienza, amicizia, protezione dai nemici, successo, comprensione della realtà. Dritta, protegge come le corna dell'alce che la circondano, o come la mano aperta che blocca, porta alla mente i rami dell'albero del mondo Yggdrasil.
indica nuove opportunità per crescere in ambiti anche non ancora esplorati minimamente. Ricorda di avere attenzione anche per i dettagli minimi, visto che non conosciamo il territorio nel quale ci addentriamo. È lo scudo che ci permette di avanzare, pur sempre con cautela, e che ci dona sicurezza, la guida verso i più alti livelli di coscienza. Rappresenta la purificazione spirituale dalle vetuste energie accumulate per far spazio a nuove idee e credenze. Rovescia, è il sacrificio privo di utilità, lo sfruttamento da parte di qualcuno che si sta approfittando di noi. Può arrivare ad indicare inganni automatici attraverso paure solo pensate che portano alla perdita di lucidità mentale. Le decisioni ora fatte si legano al timore dato dalla poca esperienza, invece che sul ragionamento di tipo razionale. È bene quindi non prendere grandi decisioni in questo tempo. In tale verso può indicare una perdita di salute fisica e mentale in base al percorso intrapreso. Consiglia di evitare i problemi o di caricarsi di quelli altrui. Significato magico. Viene usata per invocare spiriti e divinità nei riti. Si lega all'atto di schermare dalle energie negative anche per gli operatori esoterici e, per agire in tal senso, deve essere associata alla tormalina nera. Uso in magia bianca, protezione, allontanamento delle negatività. Uso in magia nera, accumulo di negatività, abbattimento delle difese. Sovelu, sole, potere, simboleggia, guida spirituale, autorealizzazione, connessione al sé superiore, illuminazione, consapevolezza, capacità di distinguere tra bene e male, autorealizzazione, invincibilità, trionfo finale, vittoria, forza vitale. Dritta è la forza che genera la vita fin dai tempi antichi ed in tutte le religioni primordiali. Se si trova con Raido, rappresenta l'alta forza spirituale che porta verso un certo cammino, mentre la stessa Raido è l'atto di dirigere e controllare. È la guida, l'entità suprema anche insita dentro di noi, il massimo valore che l'essere umano può raggiungere ed, in questo caso, arrivando a essere consapevole di tale traguardo. Fa comprendere che quel che vogliamo diventare è già insito in noi di base, dobbiamo solo agire per farlo manifestare, eliminando tutto il superfluo ed amplificando i pregi. Indica le forze a noi interne ed esterne, che possono anche esplodere all'improvviso, visto che la runa si lega anche al fulmine, proprio per eliminare, velocemente, tutto il non necessario che ci ostacola. Rappresenta i chakra, che ruotano tutti insieme, in senso opposto in successione, ed il lampo di genio, cioè la scintilla divina, quando il sesto chakra è attivato, ha la capacità di potenziare tutte le altre rune intorno. Rovescia, non può essere ricevuta in tale stato. Significato magico, viene usata nella magia maschile, permette di comprendere le forze energetiche sul piano astrale, viene usata con il diamante. Uso in magia bianca, aumento dell'azione, della volontà, della fiducia, della forza, della salute psicosomatica, della protezione, della capacità meditativa, viene usata per attivare chakra e per aumentare la capacità di leadership, infondendo coraggio anche nel prossimo che segue. Uso in magia nera, nessuno.